faccio, quindi grazie a tutti di questa possibilità di raccontarvi che cosa stiamo facendo in Accenture. Intanto Accenture forse la conoscono tutti, ma forse no, e quindi è una società di consulenza che ha come, diciamo, missione quindi quella di mettere a disposizione i propri cervelli per aiutare altre realtà, i nostri clienti, e facciamo tantissima innovazione, ma innovazione non vuol dire soltanto cyber security, blockchain o artificial intelligence, che è anche uno dei temi, ma vuol dire anche cercare di fare meglio quello che può essere un processo normale. Processo normale che nel caso di una persona che come me fa parte dell'ufficio legale vuol dire scrivere contratti. Ecco, scrivere contratti in maniera innovativa e anche scriverli con la tecnica, se la vogliamo chiamare tecnica, forse più una filosofia, del legal design. Il legal design sta cominciando ad essere abbastanza noto, però giusto per chi non avesse ancora familiarità col tema, è un po' una intersezione tra quello che è appunto il mondo legale, il design e quello che è chiamato plain language, quindi il linguaggio di tutti i giorni. Quindi qual è l'intento? L'intento è quello di semplificare la fruizione dei contratti alla fine, quindi mettere un po' l'utente del contratto al centro. Quindi una rivoluzione copernicana, invece che il contratto che deve essere letto dagli addetti ai lavori e che è capito dai pochi che lo sanno scrivere e leggere, un contratto che sia veramente alla portata di tutti. Sembra uno slogan, però... Sì, sembra anche in qualche modo un'utopia, nel senso che ancora da utenti di tanti servizi o da utenti di contratti ci troviamo di fronte a dei papiri per lo più incomprensibili che disincentivano addirittura la lettura. Questa è una delle cose a cui il legal design cerca di dare una risposta. Esattamente, e quello che abbiamo cercato di fare noi all'interno di Accenture è stato quello di cominciare da noi stessi, quindi abbiamo cominciato con delle sperimentazioni, quindi tradurre quelli che sono i nostri contratti complicatissimi di outsourcing in qualcosa che fosse comprensibile anche ai tecnici, alle persone che poi i servizi di outsourcing li devono erogare. E adesso, progetto ancora più innovativo, stiamo lavorando sul contratto di lavoro, quindi il contratto che ognuno di noi di fatto ha firmato, perché in quanto dipendente o anche insomma per lavorare nel mondo del mercato, lo vogliamo trasformare in qualcosa che sia estremamente semplice e che quindi possa essere compreso usando una grafica chiara, eventualmente delle icone, e cercando di semplificare al massimo quello che è il mestiere. Cerchiamo di applicarla questa tecnologia che è stata descritta, e tra l'altro io vorrei dei prompt engineer proprio per aiutare veramente a trasformare quello che è il contratto in qualcosa di innovativo, tecnologico e più semplice. In realtà si dice che sarà la stessa intelligenza artificiale a diventare il prompt engineer, cioè che riusciremo a chiedere qual è il prompt migliore per utilizzare l'intelligenza artificiale a delle applicazioni specializzate. Ecco, noi diciamo che siamo per ora stiamo sperimentandolo ancora con l'intelligenza umana che sta cercando di tradurre in linguaggio appunto molto semplice quello che è invece di solito qualcosa di complicato. Adesso abbiamo appunto, con l'aiuto di DesignRight, che ha l'expertise su questo fronte, abbiamo iniziato con il contratto di lavoro, e l'obiettivo è proprio quello di continuare a trasformare questi documenti utilizzando magari la tecnologia non solo per appunto l'educazione di avere prima o poi qualcuno che ce li scriva questi contratti, ma anche per trovare sempre di più quelle immagini, quelle icone, quel modo di rappresentare un concetto legale in maniera molto immediata, quindi librerie di icone, modelli, template che permettano di trasferire un linguaggio che poi alla fine è sempre quello, perché poi quello che c'è scritto nei contratti più o meno è sempre, deve essere sempre, seguire sempre un certo, una certa scaletta. Ecco, provare a trasformare questa cosa qui in documenti belli, quindi leggibili, belli, facili, che possano essere appunto di chiara comprensione. Cominciamo dal contratto, noi siamo tanti in Accenture, quindi cominciamo con i dipendenti Accenture, mettiamoli al centro e cerchiamo di fare in modo che loro siano i primi a fare pubblicità a questa modalità di riscrivere e di appunto
disegnare i contratti, proprio disegnarli, come dice il design, e loro faranno cassa da risonanza, e questo legal design, secondo me, avrà la possibilità di essere più conosciuto, più usato. E Human Resources erano contenti di questa innovazione, come è stato vissuto? Sì, abbiamo lavorato moltissimo con Human Resources, sono i nostri, di fatto, i nostri stakeholder, sono i promotori di questa iniziativa insieme all'ufficio legale, e c'è stato subito una, diciamo, comunione di intenti, quindi sicuramente anche Human Resources avrà la vita più semplice. Quindi prima si parlava del ritorno economico di un'operazione di questo tipo, il ritorno economico è chiaro ed è il minor tempo nella discussione, nel contenzioso, nell'interpretazione legale, che si passerà nel momento in cui avremo documenti semplici come quelli che produce Legal Design. Quindi Human Resources è on board, l'obiettivo è rimuovere gli ostacoli, quelli che naturalmente si frappongono tra chi deve usarlo, un contratto, quindi sia il dipendente che viene assunto, sia il cliente che deve stipulare un contratto con un fornitore. Quindi eliminare gli ostacoli vuol dire quello che si è detto, quindi rendere chiaro il linguaggio, ma si elimina l'ostacolo anche rendendolo più bello, leggibile, accattivante. È incredibile come continuiamo a parlare di esseri umani che leggono il contratto, cioè per quanto ci sia la tecnologia e l'innovazione che ci porta ad essere sempre più affiancati da macchine, alla fine l'utente finale di un contratto è una persona, e la persona ha bisogno anche del bello, ha bisogno di chiarezza, ha bisogno di leggere qualcosa, soprattutto in una situazione stressante come il momento in cui si decide, ok, cambio lavoro, vado a lavorare per questa azienda, trovarsi davanti a un contratto rilassante, comprensibile, anche appunto vivace dei colori, e sicuramente un biglietto da visita che fa la differenza, che quindi tutte le aziende vorrebbero avere. Quindi ci si arriva con la tecnologia, ci si arriva con il lavoro delle persone che designer, avvocati si sforzano, e anche lì io premetto, non essendo avvocato, per me è stato facile chiedere la chiarezza, perché io per prima sono un utente e ho imparato sul campo a leggere contratti, a negoziarli e a discuterli. E ho chiarissimo che cosa vuol dire poter leggere un qualcosa di chiaro, comprensibile. E quindi questo chiedo a chi lavora sulla trasformazione in legal design di un contratto tradizionale. Quindi si può fare, e lo possono fare tutte le aziende, si arriva a un risultato di chiarezza, appunto riduzione dei contenziosi, quindi dei costi, ma anche di maggiore appeal sul mercato.